E ora l'omaggio a Dario Fo nel servizio di Maria Vittoria Morano. Esce un libro scritto da una donna che si chiama Chiara Frugoni. Guarda, è la storia di tutto. Mario Pirovano porta in scena Dario Fo. Lui, allievo prediletto del grande giullare, si fa interprete dell'arte del suo maestro, quella di tutti e per tutti, che gli è valsa un Nobel per la letteratura. Sul palcoscenico della Politeama di Lamezia Terme, l'attore della grande famiglia artistica di Fo si esibisce in Lo Santo Giullare, Mistero Buffo, Giovanna Padana, La Scoperta delle Americhe. Dedicato alla figura del poverello d'Assisi, Lo Santo Giullare, mai come ora, con Papa Francesco alla guida della Chiesa, suona così attuale. E poi la scelta di un classico del teatro del Novecento, quel Mistero Buffo che, parole dello stesso Pirovano, nella lingua, nei gesti, nei personaggi e nelle storie popolari, mi ricorda le atmosfere e le situazioni della mia infanzia contadina. Un'interpretazione mai ordinaria, la sua, mai piatta, in cui Pirovano dimostra ogni volta di sapersi fare interprete di sentimenti ed espressioni altrui, ma con un tocco tutto personale. A sostenere la presenza dell'artista da 30 anni al fianco di Dario Fo, la sua trilogia, la residenza teatrale Ligeia, un progetto sostenuto dalla Regione Calabria e dal Comune di Lamezia Terme, perché se è vero che il teatro non ci risolve la vita, almeno non ci fa perdere la voglia di sognare.